laureato in ingegneria e fondatore di numerosi gruppi che si occupano di economia e moneta. Autore dei libri Manuale numero 12 passi per uscire dalla crisi, Moneta positiva e La mossa del cavallo. Presidente dell'Associazione Moneta Positiva. Conditi, buongiorno. E volevo sapere, lei ha fatto, come abbiamo scritto nella nostra scheda, due convegni alla Camera dei Deputati e due al Senato. Ecco, prima di partire con la scheda, volevo sentire, la stanno ascoltando? Sì, devo dire di sì. Adesso, fino all'anno scorso l'ascolto era veramente difficile, perché sembrava come se io parlassi una lingua marziana con dei terrestri, cioè come se noi parlassimo un linguaggio che non era conosciuto alla maggior parte dei politici che sono al governo soprattutto. Oggi che invece le cose stanno cambiando, perché oggettivamente questa emergenza del coronavirus ha cambiato proprio il paradigma. Se tu pensi che fino a qualche mese fa si parlava di manovre di 2-3 miliardi, adesso fanno a gara a livello mondiale a dire centinaia di miliardi, e quindi è proprio cambiato completamente il paradigma. Si parla di manovre direttamente per l'economia reale, addirittura gli Stati Uniti, Hong Kong stanno ipotizzando di dare direttamente i soldi nelle tasche dei cittadini, quindi è proprio cambiato tutto. E purtroppo però la maggior parte delle persone non ha capito perché è cambiato e come mai si stanno facendo questo tipo di proposte. Noi che lo diciamo da 5 anni e chiaramente adesso ci vengono ad ascoltare, perché siamo gli unici che sanno il motivo perché questo accade. Quindi lei è convinto che, finita questa emergenza, cioè questi argomenti rimarranno, cioè ci sarà con determinazione un vero cambiamento, una svolta, cioè o non succederà nulla e tornerà tutto come prima, oppure cambierà proprio l'economia mondiale? Il cambiamento c'è già stato, ma c'è già stato da mesi. Io lo rilevo, l'avevo già rilevato, ho scritto articoli sulle dichiarazioni di Draghi a settembre, le dichiarazioni della Lagarde ad ottobre, le dichiarazioni della von der Leyen, e sono tutte dichiarazioni che vanno tutte nella stessa direzione. Loro da mesi ripetono: le politiche monetarie di questi ultimi anni non hanno risolto i problemi dell'economia, è necessario l'intervento dello Stato, è necessario intervenire con le politiche economiche, è necessario tutelare e diciamo inserire moneta all'interno dell'economia reale. Questo è quello che ripetono inascoltati da mesi. Adesso finalmente qualcuno lo sta già facendo, quindi la Germania è partita, diciamo, a razzo con una manovra da 550 miliardi di euro, e ben inteso non ha chiesto l'autorizzazione all'Unione Europea, non ha chiesto l'autorizzazione alla Banca Centrale Europea. Quindi adesso i politici stanno chiedendo: ma come mai la Germania può creare 550 miliardi di soldi che non ha reperito con le tasse, non li ha trovati da qualche parte, li crea e li mette nell'economia? Quindi adesso il tema, che è quello di cui discuto io da anni e spiego da anni, è come si fa a creare il denaro? Cioè, può lo Stato creare denaro per l'economia reale? Questa è la vera domanda. Noi che spieghiamo da anni come lo può fare, oggettivamente adesso veniamo ascoltati più del passato. Ok, io entrerei subito quindi nel merito delle schede che mi ha mandato, poi magari dopo questa carrellata che lei ci spiegherà, e poi magari facciamo qualche altra domanda in coda. Anche vorrei parlare di sanità, visto che noi ci seguono anche molto sulle sanità. Assolutamente. Ecco, quindi il titolo di questa carrellata è La proposta per un rinascimento economico italiano. Perfetto. Se vogliamo incominciare, poi dopo mi dice di passare alla scheda successiva e io passo alla scheda successiva. Ok. Ok, quindi io inizierei subito con la prima scheda e a lei la parola. La prima scheda illustra qual è, diciamo, l'impatto di questa manovra che noi pensiamo. Noi pensiamo a una rinascimento economico italiano, che viene attuato attraverso una soluzione tecnologica di informatica innovativa, assolutamente innovativa. E in pratica lo Stato italiano crea una piattaforma elettronica integrata, denominata SIRE, che permette di poter riprendere il controllo sia del sistema bancario, sia del sistema fiscale, ma soprattutto del debito pubblico, perché sono questi tre, diciamo, settori quelli che in questo momento stanno andando in crisi.
Considerate che il settore bancario in questo momento è in crisi perché stanno calando i valori in borsa di queste banche, quindi sono in difficoltà. Lo Stato è in difficoltà perché non avrà più le entrate fiscali che ha avuto negli anni scorsi, perché per effetto della crisi ci sarà una riduzione delle entrate fiscali. Ma soprattutto il problema più grosso è la possibilità e i ricatti che i mercati finanziari fanno nei confronti degli Stati quando fanno aumentare lo spread. Quindi lo Stato deve tutelare l'Italia da questi tre punti di vista: banche, sistema fiscale e debito pubblico. Passiamo alla seconda slide e cominciamo a parlare di queste tre manovre come sono congegnate. La prima è quella relativamente al settore bancario, perché come ha dimostrato la Germania, il settore bancario in Italia è solamente privato, mentre la Germania, che da tanti anni invece ha capito l'importanza di un sistema bancario pubblico, ha più del 50% del suo sistema bancario che è pubblico. In Italia noi abbiamo perso la possibilità di utilizzare questo sistema perché nel 1992 è iniziata la svendita dell'IRI e con l'IRI anche la svendita di tutto il sistema di banche pubbliche che avevamo. Oggi ci sono rimaste solo due soggetti pubblici: Cassa Depositi e Prestiti, che però è stata privatizzata qualche anno fa, trasformata quindi in un SPA, e è attualmente sotto il controllo delle fondazioni bancarie private, pur rimanendo per l'80% di proprietà dello Stato. Ma soprattutto abbiamo una banca che si chiama MCC, Medio Credito Centrale, che è la ex Cassa del Mezzogiorno, la quale potrebbe oggi essere utilizzata proprio per rilanciare l'economia. In particolare il governo ha già fatto una manovra, un decreto legge per ricapitalizzare questa banca e trasformarla in quella che chiamano una vera e propria banca degli investimenti, solo che la ricapitalizzazione è stata fatta solo di 1 miliardo. Non è sufficiente. In questo momento le manovre che si stanno ipotizzando nel mondo sono manovre da centinaia di miliardi. Quindi questa MCC dovrebbe essere ricapitalizzata e in maniera più importante, magari unendola con Monte dei Paschi di Siena, che è una banca che è di proprietà dello Stato al 68% e che quindi potrebbe insieme ad MCC diventare una vera e propria banca di investimenti come la KfW tedesca, che attualmente è quella che permetterà alla Germania di fare i 550 miliardi di investimento. Ti do anche una chicca, se vuoi. Ah, quelle sì, quelle sono. È una banca pubblica che è rimasta nascosta sotto il tappeto per tanti anni. Noi l'abbiamo scoperta a giugno scorso, annunciandola in diretta come scoop a Canal Italia, ma poi ne ho parlato in un incontro al Senato che abbiamo fatto a luglio. E dopo che ne ho parlato, finalmente si è scoperto questa banca che esiste e soprattutto il governo l'ha trasformata in una banca degli investimenti. Tra l'altro la chicca è che l'amministratore delegato di questa banca è il nipote del nostro Presidente della Repubblica, quindi non poteva essere, una banca così conosciuta ai più. Ok, vado alla scheda banche pubbliche? Sì, passiamo alla scheda delle banche pubbliche. Perché? Perché è importante far capire qual è l'importanza di una banca pubblica. Oggi il sistema economico è costituito da un sistema bancario che fornisce la stragrande maggioranza, anzi la quasi totalità della moneta al sistema economico, è costituito ovviamente dallo Stato e dal settore privato che sono cittadini e aziende. Se però il sistema bancario nel fornire questa moneta praticamente la presta al sistema economico, quindi sia noi che lo Stato dobbiamo restituire questa moneta con gli interessi. Quindi che cosa succede? Che fino ad oggi, tutti gli anni, sia noi che lo Stato abbiamo pagato enormi interessi, stiamo parlando di circa 200 miliardi di euro all'anno, sul debito pubblico e sul debito privato. Il debito pubblico ovviamente viene pagato attraverso gli interessi sui titoli di Stato, ma anche il debito privato viene pagato da tutti noi quando dobbiamo restituire prestiti in banca. E questo ammontare complessivo pari al 12% del PIL tutti gli anni viene sottratto all'economia reale e che quindi permette all'economia finanziaria e al sistema bancario di arricchirsi alle spalle di tutti i cittadini. L'idea è quella che se una parte del sistema bancario, come la Germania, il 50%, diventasse pubblico,
il 50% di questi interessi non verrebbero pagati a dei privati, ma verrebbero pagati allo Stato, il quale, potendo contare su 100 miliardi di incassi in più all'anno, potrebbe reinvestirli nell'economia reale, mentre invece il problema purtroppo dei privati è che investono questi soldi più sui mercati finanziari che sull'economia reale. Se passiamo, quindi la banca pubblica è fondamentale per risolvere il problema, ha anche un'altra funzione, quella di poter fare il cosiddetto prestatore da ultima istanza, cioè lo Stato emettendo dei titoli potrebbe farli comprare dalla sua banca pubblica, che accede ai prestiti della BCE che attualmente sono a tasso negativo, meno 0,25%, e quindi potrebbe risparmiare molti dei soldi che noi paghiamo sul debito pubblico. Passiamo adesso alla seconda proposta, eccola. La seconda proposta significa riprendere il controllo del sistema fiscale. Perché? Perché attualmente noi paghiamo molte tasse, troppe, e i cittadini hanno necessità di essere sgravati da questa grossa condizione di dover pagare le tasse, ma siccome lo Stato non lo può fare oggi, perché altrimenti andrebbe in crisi con il proprio bilancio, noi utilizziamo un meccanismo che già esiste nel sistema, che è quello delle detrazioni fiscali. Cioè lo Stato ti dice, come succede adesso per incentivare le ristrutturazioni edilizie o per il bonus sismico o per le caldaie, lo Stato ti dice: se tu spendi questi soldi io ti riconosco una detrazione fiscale nel futuro, che attualmente è distribuita in rate che vanno anche a 10 anni. Noi invece diciamo rata unica dopo 2 anni. Quindi se lo Stato ti accredita su una sorta di conto corrente elettronico fiscale una cifra di 1.000 euro che corrisponde a una detrazione fiscale fra 2 anni, è chiaro che questa cifra corrisponde a come ricevere del denaro, con il vantaggio però che per lo Stato non è debito pubblico. Per te corrisponde a una riduzione delle tasse fra 2 anni, ma se lo Stato mi permettesse anche di poter trasferire queste detrazioni fiscali tra diversi soggetti, io ottengo praticamente una moneta, perché è quindi utilizzabile per le tasse fra 2 anni, ma fin da subito come scambio monetario. E questo permetterebbe di mettere in moto assolutamente l'economia. Lo Stato potrebbe addirittura far arrivare la carta di credito a tutti i cittadini e caricarla con 1.000 euro di detrazioni fiscali. E quindi noi avremmo la possibilità di spendere subito 1.000 euro ogni cittadino italiano. Pensa che 60 milioni di abitanti per 1.000 euro sono 60 miliardi, che per lo Stato non sono debito, ma che comunque potrebbero mettere, caspita, in moto l'economia. Caspita, se darebbe una bella spinta all'economia, mica da ridere. 60 miliardi, immagina che circolando creano un aumento del PIL e un aumento delle entrate fiscali, per cui quando fra 2 anni noi eventualmente utilizzeremmo queste detrazioni fiscali come, diciamo, riduzione delle tasse, in realtà per lo Stato c'è stato un tale beneficio in questi 2 anni che questa eventuale riduzione sarebbe compensata dall'aumento di gettito dovuto alla circolazione di queste detrazioni fiscali. Questa è una manovra semplice, realizzabile domani mattina, perché considera che l'Agenzia delle Entrate, che è all'interno del MEF, possiede già l'anagrafica di tutti i clienti, di tutti i cittadini e le aziende italiane. Quindi è già istituito un circuito elettronico, basterebbe semplicemente assegnare ad ogni cittadino e ogni azienda un conto corrente fiscale in base al proprio codice fiscale. Questa soluzione, se fai vedere la slide con i collegamenti, permette... Quella dopo? Sì, quella bianca, no, questa qui, ecco, questa slide, vedete? Il SIRE è gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è un mezzo di scambio ad accettazione volontaria, e ha valore perché? Perché tutti noi sappiamo che possiamo ridurci le tasse fra 2 anni in funzione di questo tipo di moneta. Ma il vantaggio è che i cittadini e le aziende che ricevono questa unità di conto, che si chiama SIRE, sanno che vale 1 euro e soprattutto che possono scambiarsela con bonifici fiscali, bancomat, carte di credito, carte fiscali, ed eventualmente potremmo anche ipotizzare l'emissione di biglietti di Stato in SIRE che hanno una valenza fiscale in accettazione volontaria, che quindi simili un po' ai mini bot che erano stati proposti dalla Lega qualche tempo fa, ma con il vantaggio rispetto ai mini bot che non sono debito pubblico perché corrispondono alla riduzione delle tasse futura e non come mini bot che invece sono titoli di Stato sostanzialmente.
La terza e ultima proposta, non meno importante delle altre due, è quella di realizzare dei conti correnti di risparmio elettronici che permettono di poter tutelare il risparmio dei cittadini italiani. Oggi, con tutto quello che sta succedendo sui mercati finanziari, le persone sono estremamente preoccupate per la sorte dei propri risparmi, perché oggi, e se metti la slide successiva lo vediamo, i risparmi di un eventuale cittadino hanno solo tre possibilità. La prima è quella di essere depositati in banca, ma oggi in banca tu ottieni interessi praticamente zero, quindi non ti rendono niente. L'altra possibilità è quella di investire sui mercati finanziari, ma questi investimenti, come hanno dimostrato l'andamento della borsa in questi giorni, sono fortemente a rischio e quindi non tutelano il risparmio dei cittadini italiani, come prescrive tra l'altro l'articolo 47 della nostra Costituzione. Mentre invece, se noi avessimo un conto corrente elettronico, cosiddetto di risparmio, gestito direttamente dal Tesoro italiano, avremmo la garanzia dello Stato sul capitale e quindi il capitale è inattaccabile. Avremmo un rendimento garantito dell'1-2% superiore addirittura a quello dei bot a 10 anni, ma soprattutto lo Stato potrebbe permettermi di trasferire le unità di conto su questi conti correnti tra vari cittadini. Cioè io potrei pagare te non con il mio conto corrente in banca, ma con il mio conto corrente di risparmio. Quindi io non devo disinvestire nel momento in cui devo spendere questi soldi, posso spenderli direttamente attraverso il conto di risparmio. Se torni alla slide precedente un attimo, in pratica possiamo vedere che queste tre soluzioni in realtà sono un'unica soluzione, perché potrebbero essere gestite con una piattaforma elettronica integrata, denominata SIRE, e i cittadini italiani e le aziende potrebbero ricevere un'unica carta di credito, che tra l'altro noi abbiamo anche fatto stampare. Te la faccio vedere qui, non so se la vedi ingrandita. Sì. Ecco, questa è la carta di credito che abbiamo fatto stampare. Gestisce contemporaneamente tre conti correnti: quello sulla banca pubblica, quello fiscale al MEF e quello di risparmio al Tesoro. Per cui con un unico strumento, che tra l'altro potrebbe anche essere utilizzato come carta d'identità, come patente, come passaporto, come tessera sanitaria e come codice fiscale, quindi io in un'unica carta potrei essere riunite tutte le funzioni sia amministrative che monetarie che riguardano lo Stato italiano. In questa maniera capisci che se lo Stato crea nuova liquidità attraverso questi strumenti, tu puoi far ripartire l'economia completamente. Addirittura il conto di risparmio metterebbe in circolazione il debito pubblico, che attualmente ammonta a 2.300 miliardi. Sai cosa significa 2.300 miliardi che cominciano a circolare invece che essere bloccati sui mercati finanziari? Sarebbe la svolta, sarebbe. È la svolta completa. A quel punto non esisterà più l'idea che bisogna trovare i soldi e che non ci sono soldi a sufficienza. L'idea cambierà completamente il paradigma. Arriveremo a capire che il denaro si crea, che lo Stato è l'unico soggetto che lo può creare e che lo deve fare non a vantaggio dei mercati finanziari come è avvenuto fino ad oggi, ma lo deve fare per aiutare e sostenere la vita dei cittadini, aumentare il loro benessere e cercare di realizzare all'interno dell'economia le cose che servono, non ultimo quello degli ospedali, che è quello di cui che è poi la ripercussione più grossa. Noi abbiamo visto in questi anni una totale riduzione dei posti letto e degli ospedali. E questa emergenza non è un'emergenza vera, è un'emergenza solo perché noi non abbiamo più la capacità ospedaliera che avevamo 20-30 anni fa. Con gli ospedali di 20-30 anni fa, questa emergenza sarebbe stata rubricata come una qualsiasi influenza stagionale, magari un pochino più forte, però non certo con questa necessità di bloccare completamente l'economia. Certamente. Sei d'accordo su questo, immagino? Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi come può fare lo Stato per ricreare gli ospedali e rimettere in moto, in funzione, una struttura ospedaliera come quella di prima? Semplicemente creando denaro e spendendolo a questo scopo. Cioè, il denaro non è un qualche cosa che per lo Stato deve avere un costo. Lo Stato è l'unico soggetto che può creare il denaro. Considera che Aristotele, 2000 anni fa, nonostante che a quel tempo la moneta era sostanzialmente costituita da monete d'oro, lui aveva già capito che la moneta è un fatto convenzionale
e come fatto convenzionale solo lo Stato per legge può definire il valore e definire la quantità di questa moneta, tant'è che in greco moneta si chiamava nomisma, che viene da nomos, che è legge, proprio perché la moneta è uno degli strumenti più legislativi possibili e immaginabili, perché non è un qualcosa che il denaro esiste in natura, non è come l'acqua, come l'aria, che esistono già. Il denaro si crea anche oggi dal nulla con un clic di un computer addirittura. Dire che manca il denaro è un'assurdità assoluta, cioè una follia collettiva. Diceva un grande filosofo italiano che si occupava anche di economia, che era Ezra Pound, diceva: dire che uno Stato non ha i soldi per costruire un ospedale è come dire che un ingegnere non ha i chilometri per costruire le strade. Te l'immagini che io non riesco a progettare una strada perché non ho i chilometri? Ma i chilometri sono, certo, un fatto convenzionale. Certo, questi argomenti comunque sono difficili da comprendere per la gente comune. Lo so, ma non è facile. Cioè, non è facile neanche spiegarli, immagino, cioè sapendo, no, delle persone che non hanno competenze, è molto difficile, cioè, lì è più una questione di fiducia, diciamo, tra gli operatori. Ma non, perché la difficoltà non deriva dal fatto che queste cose sono difficili, la difficoltà deriva dal fatto che la testa delle persone è affollata da concetti errati che impediscono la comprensione del problema. Anche perché in televisione, cioè, non si sente spesso, no, parlare, certo. Non la voglio definire una censura, comunque diciamo non se ne parla proprio, come se ne parlava, attenzione, noi seguiamo la sanità, non si parlava di ospedali, adesso si sta cominciando a parlare di posti letto tagliati, no? E questi tagli che hanno tagliato centinaia di ospedali nel 2015, no? E per cui se la televisione, che ha la capacità, no, di riprendere poi i personaggi, gli argomenti, eccetera, per cui piano piano si può riuscire a comprendere anche certi argomenti, ma se non si dà spazio a persone come lei in televisione, ma parlo delle televisioni nazionali, perché lei su quelle locali so che ci va, e non si fanno anche delle contrapposizioni poi con altri economisti, perché immagino, no, che ci sono persone che hanno pareri diversi, anzi questa domanda gliela devo dire. E quando lei si trova a confronto con il peggio di se stesso, siccome io qui non sono in condizione di poter fare un contraddittorio, che cosa le dicono? Mi dica che cosa, quando non sono d'accordo con le sue parole, qual è il concetto? Guarda, l'esperienza che io ho avuto con i cosiddetti esperti economici è che a un certo punto scappano via, cioè rifiutano il confronto, trincerandosi dietro il fatto che io sono un ingegnere e non sono un economista, ma questa è una stupidaggine, nel senso che se tu hai qualcosa da dire devi affrontare l'argomento. Beh, se lei parla di un tema concreto le devono dare una risposta concreta. Difatti, cioè, ma il problema è che questa gente ha una conoscenza del sistema economico che deriva da quello che hanno studiato all'università, ma l'università, come tu sai, è controllata comunque dal sistema finanziario mondiale, parliamoci chiari, cioè se un professore universitario dicesse le cose che dico io perderebbe il suo lavoro, ma questo me l'hanno proprio raccontato, cioè ci sono professori universitari che mi hanno contattato facendomi complimenti per quello che dico, ma quando io gli ho detto ma perché non facciamo una lezione dentro l'università, mi hanno detto se io lo facessi perderei il posto. Mi hanno detto esplicitamente che se si facesse un articolo con le cose che dico io, questo articolo non verrebbe pubblicato da nessuno, non ci sarebbero conferenze in giro, cioè, quindi i cosiddetti esperti economici devono per forza di cose raccontare quello che è il pensiero unico, raccontare cose che sono in linea con il mainstream, devono raccontare che il denaro bisogna trovarlo, che bisogna fare politiche d'austerity, perché se dicono cose diverse non li fanno parlare. Questo è il vero dramma. Considera che spesso raccontiamo anche il mito della caverna di Platone nei nostri incontri, perché Platone più di 2000 anni fa aveva ben spiegato qual è la nostra condizione, cioè noi viviamo come incatenati in fondo a una caverna, costretti a guardare il fondo di questa caverna, che oggi però non è più fatto di ombre, come diceva Platone, oggi è fatto dallo schermo televisivo. Quindi noi incatenati in fondo a questa caverna, guardiamo lo schermo televisivo e pensiamo che la realtà che ci viene trasmessa è quella vera. In realtà, dice Platone, se noi provassimo ad uscire da questa caverna e provassimo ad andare fuori dalla caverna, scopriremmo che la realtà raccontata alla TV è completamente diversa dalla realtà vera.
Ah, certo, lo vediamo in sanità. Qual è quello che dice Platone, però? E qui veniamo anche al problema perché la gente non capisce. Se, dice Platone, se io tornassi indietro, perché impietosito dai miei compagni incatenati in fondo alla caverna, tornassi dentro la caverna dopo aver scoperto la verità e raccontassi ai miei compagni qual è la verità, quale sarebbe, dice Platone, la reazione di questi miei compagni? Lo ucciderebbero. Perché? Perché quando noi viviamo tutta la vita guardando una realtà che ci viene data ma che non è quella vera, noi crediamo che sia vera a tal punto che quando qualcuno prova a raccontarci qualcosa di diverso, viviamo quello che gli psicologi chiamano dissonanza cognitiva. Cioè non siamo in grado di cambiare velocemente idea, perché siamo vissuti tutta la vita con l'idea che il denaro lo si può avere solo attraverso i sacrifici. E quando qualcuno ci viene a raccontare che il denaro si può creare con un click di un computer, capisci bene che tutti quei sacrifici che noi abbiamo fatto per tutta la vita svaniscono nel nulla. E quindi crea questa idea, crea una tale sofferenza nell'essere umano che l'essere umano rifiuta questa idea. Per esempio, guardi, cioè per fare un paragone in sanità, no? Sì. E succede una cosa un po' analoga. Cioè, quando vengono elaborati nei palazzi e quindi ci sono gli esperti, eccetera, e, tutti questi discorsi sulla sanità, no? Questi studi, anche questi tagli, queste politiche, secondo loro innovative, che poi ci hanno fatto sbattere la faccia su, no? Davanti al coronavirus e a quello che è successo, ci hanno poi fatto sbattere la faccia su un sistema depotenziato. E nelle università, negli ambienti ristretti, gli addetti ai lavori, vengono elaborate delle tesi parzialmente anche giuste, non è che partono con dati finti o situazioni del genere, quindi ci sono delle elaborazioni, ma poi manca la realtà, cioè la realtà è la strada, e la strada ti può anche insegnare in sanità, cioè a mediare, cioè tu devi fare i calcoli scientifici, le patologie, no? A parte che lo studio sulle patologie viene fatto molto relativamente, no? Infatti poi si vede che i territori non sono più coperti, diciamo, in maniera uniforme, no? Si tende tutto a concentrare verso le città, sto parlando quindi di sanità, no? Eccetera, e si chiudono gli ospedali interni poi lasciando dei buchi pazzeschi. Ripeto, tutte queste elaborazioni universitarie peccano un po' come la politica, peccano della strada, perché la strada poi ti mette davanti delle esigenze pratiche, no? Che si perdono poi nelle teorie di questi politici. È quello che sembra anche un po' quando si sente in televisione anche gli economisti, no? E dicono delle cose astratte che poi, quando arriva il coronavirus, cambiano completamente i discorsi anche degli economisti. Fa anche abbastanza ridere, no? Sentire fino a un paio di settimane fa si diceva una cosa, assolutamente non si poteva toccare questo e quest'altro, e poi si incomincia a parlare adesso di situazioni alternative, soprattutto di pioggia di miliardi di soldoni da spendere, no? E quindi perché non lo dicevano prima, la domanda è, cioè, perché non l'affrontavano prima questo discorso? Ma la cosa più buffa è che adesso che arrivano queste piogge di miliardi creati da nulla, dalle banche centrali, dagli stati, eccetera, nessuno si pone il problema: ma come mai fino a qualche mese fa parlavamo di austerity, di soldi che non ci sono, e oggi questi soldi vengono fuori a centinaia di miliardi senza nessun problema? Ma hanno scavato sottoterra, hanno trovato una miniera d'oro, cioè da dove viene tutto questo denaro? Nessuno la domanda se la fa più, cioè anzi seguitano ancora a ragionare con la testa vecchia. Ma non è così che si ragiona sulla sanità. Voglio fare un piccolo giustissimo quello che tu hai detto, ma il problema grosso della sanità è che nessuno fa un'analisi sistemica, cioè si ragiona con l'ospedale come se la sanità dovesse fare come un'azienda. Cioè deve avere un bilancio che deve essere inutile, ma non è così che bisogna che lo Stato ragioni. Questa emergenza ha dimostrato che tutti i risparmi della sanità che noi abbiamo avuto negli anni scorsi, oggi con l'emergenza coronavirus li abbiamo persi tutti, e addirittura stiamo perdendo molti più soldi, perché un'economia come la nostra, che è costretta a bloccarsi perché non abbiamo sufficienti posti letto e sufficienti posti di terapia intensiva, non è concepibile. I danni che si stanno creando sono 10 volte superiori ai risparmi degli anni precedenti. Quindi non bisogna ragionare in termini di risparmio. Uno Stato che risparmia è uno Stato che spende molto di più per le emergenze.
E questo vale per il sisma, per i terremoti, per le frane, per le alluvioni. Noi risparmiamo sulla. Ma pensa ai ponti. Noi risparmiamo e spendiamo meno sulle manutenzioni dei ponti, poi quando crollano spendiamo 100 volte di più in termini di vite umane, in termini di ricostruzione e tutto. Quanto è costato il ponte di Genova? Quanto costerà? È come la gestione in generale Cioè, io del che sono un territorio, no? ingegnere e so perché è crollato quel ponte è crollato perché non si è voluto spendere da parte di chi doveva farlo qualche milione di euro e adesso ne stiamo prendendo miliardi probabilmente per riuscire a ricostruirlo, oltre al fatto delle vite umane che non sono, che non è quantificabile dal punto di vista economico. Quindi uno Stato che si rispetti deve ricominciare a fare il suo mestiere, che è quello di creare le condizioni di benessere. Creare gli ospedali, creare le strade, ma non con il risparmio, fare la manutenzione del territorio, fare la manutenzione degli edifici pubblici. Pensa solo, gli edifici pubblici oggi perdono da tutte le parti in termini di energia, in termini di cose, perché sono vecchi, crollano i solai. Cioè, uno Stato non può lavorare in queste condizioni, deve rimetterli a posto, perché rimettendoli a posto poi spenderà di meno in termini di consumi energetici, in termini di ricostruzione, in termini di manutenzione. Cioè, oggi ci sono tecnologie tecniche che noi, che tra l'altro in Italia siamo all'avanguardia nel mondo, perché nel mondo ci considerano non le manovalanza di basso livello, ma noi siamo tecnici e diciamo lavoratori di altissimo livello. Ma solo che lo Stato non ci sta utilizzando apposta perché non ha i soldi. Ma lo Stato è l'unico che può avere i soldi, l'unico. Ecco, Condito, io ho bisogno di farle una domanda. Ecco, Dimmi. da noi poveri cittadini, no? E spesso e volentieri, non tanto sulle televisioni nazionali, ma in rete, no? Girano dei post agghiaccianti sulla questione del MES e tutto Ok. quello che è legato. Cioè, la domanda che le voglio fare, cioè, l'Italia, cioè, può rischiare di finire come una Grecia? Quindi il famoso discorso del MES. Collegato, quindi se lo gestiscono insomma come e non con lo stesso spirito di come lo raccontano in questi agghiaccianti post in rete, praticamente c'è un sistema che ci comprano tutto a due soldi e l'Italia finisce insomma un po' come è finita la Grecia. Certo. Allora, partiamo, ti faccio io la domanda, ma uno Stato che ha le banche pubbliche per immettere denaro nell'economia, che ha il Ministero dell'Economia e delle Finanze che stampa detrazioni fiscali e le immette nell'economia, che ha i cittadini che hanno il più alto risparmio al mondo, che le hanno depositato nei conti correnti di risparmio dello Stato, secondo te uno Stato come questo ha bisogno di essere salvato? No. Certo. Perché i soldi lo Stato ce ne avrebbe a iosa. Sai quant'è la ricchezza finanziaria degli italiani? 4.500 miliardi. Noi siamo uno dei popoli più ricchi del mondo. Lo Stato ha un debito pubblico di 2.300. Basterebbe solo che il 50% di questa ricchezza finanziaria fosse, diciamo, utilizzata dallo Stato per fare investimenti, eccetera, e dando ovviamente un rendimento che remunera questo risparmio, quindi, non è, quindi il risparmio non verrebbe regalato, verrebbe remunerato e tu pensa come cambierebbe l'Italia con altri 2.000 miliardi che vanno in circolazione, ma che producono, devono produrre un cambiamento radicale dell'economia. Questi soldi andrebbero investiti nella ricerca, nella sanità, nell'istruzione, nella manutenzione del territorio, nella riqualificazione del nostro patrimonio edilizio e artistico, nella promozione del nostro turismo. Cioè, questo è il compito dello Stato. Cioè, lo Stato deve fare tutto quello che il singolo cittadino non può fare. Io posso creare un ospedale? Io posso creare un'autostrada? Posso creare un aeroporto, una ferrovia? Cioè, è lo Stato che deve occuparsi di questo, perché lo Stato, in fondo, siamo noi. Noi ci stiamo dimenticando che lo Stato è fatto da noi cittadini. Quindi lo Stato deve ricominciare a fare il suo mestiere. Quindi una domanda mi viene spontanea. Ah, il MES, scusa, Sì. non Il mi hai, non, non ho finito sul MES, MES. Allora, certo. il MES, quindi il MES è un'assurdità, proprio intrinseca. Dire che lo Stato ha bisogno di essere salvato è un'assurdità, perché gli Stati, essendo depositari della sovranità monetaria, potendo sempre creare per legge strumenti monetari a vantaggio dell'economia reale non hanno mai bisogno di essere salvati. Quindi è proprio una idiosincrasia, cioè un'assurdità.
Perché il MES è nato? Non è nato per salvare gli stati. Questo nome che gli hanno dato è falso. Il MES è nato per salvare le banche, perché sono le banche che vanno in difficoltà. In Grecia, con i soldi che sono stati prestati alla Grecia, non hanno salvato la Grecia, hanno salvato le banche tedesche e francesi, certo, che avevano investito in titoli della Grecia e che rischiavano di perdere quei valori. Diciamo le cose come stanno. Il MES serve a salvare le banche, non a salvare gli stati. Siamo sempre lì, purtroppo chi in Europa gestisce le questioni importanti sono sempre soggetti che vengono dal mondo bancario, Goldman Sachs, JP Morgan e banche di questo genere, quindi vengono da questi mondi, arrivano a ruoli importanti all'interno dell'Unione Europea, della Banca Centrale, e poi ritornano in questi ruoli. Quindi dobbiamo cominciare a capire che questa gente fa solo gli interessi dei mercati finanziari e delle banche. Punto. Ma noi abbiamo un grande potere, lo Stato ha un potere enorme anche rispetto alle istituzioni finanziarie europee, Banca Centrale e Unione Europea. Lo Stato ha ancora la sovranità monetaria, ha ancora la sovranità fiscale e ha ancora l'esclusiva delle politiche economiche. E come ha dimostrato la Germania, se lo Stato vuole può fare quello che vuole. Quindi noi dobbiamo smetterla di pensare al MES, dobbiamo cominciare a dire cosa possiamo fare con le nostre gambe. E il rinascimento economico che noi abbiamo ipotizzato lo abbiamo tradotto in un documento di 12 pagine, è stato inviato sui tavoli del governo, delle persone che conosciamo, e quindi in questo momento stanno valutando la possibilità di poterlo applicare alla nostra situazione. Sarebbe un cambiamento radicale di tutto quanto l'economia. Conditi, da perfetto ignorante in materia, le faccio un domandone, quello che no, quelle riflessioni che poi il cittadino normale si pongono. A me piace appunto essere quello che sono, quindi fare delle domande operaie, no? Allora, fino a qualche anno fa sembrava che l'unica ricetta era il liberalismo, quel liberalismo di un certo tipo, quel liberalismo che poi ci ha fatto svendere dei patrimoni pubblici, no? Poi era arrivato il neoliberismo. E poi è arrivato il Movimento 5 Stelle, aveva portato, no? Aveva tirato fuori degli argomenti che si sentivano a sinistra ma anche a destra, e quella dei beni pubblici, ma erano argomenti minoritari, no? Okay. Ecco, la domandona da 100 milioni di dollari è questa, cioè quest'idea di questo liberalismo, per come l'abbiamo pensato, no? Verrà messa in discussione? Cioè, secondo lei, secondo il suo parere, quindi, che forma, diciamo, ci dovremmo aspettare in futuro? Un liberalismo ben bilanciato poi con la protezione di alcuni beni pubblici? Qual è la sua visione su questo? Non so se sono riuscito a spiegare una domanda, mi scuso sempre per la mia visione operaia. Guarda, ti dico, il neoliberismo ha già dimostrato che è finito. Cioè, il neoliberismo ha dimostrato di non essere in grado di generare una società ottimale per come la pensiamo, perché il neoliberismo ha provocato solo disastri. L'unico effetto positivo che il neoliberismo ha creato è che ha arricchito una percentuale piccolissima della popolazione mondiale, meno dell'1%, che sono diventati estremamente ricchi, e ha impoverito tutto il resto della popolazione mondiale. Considera che dai dati Oxfam dell'anno scorso la ricchezza della metà della popolazione mondiale, stiamo parlando di 3 miliardi e 800 milioni di persone, è uguale alla ricchezza di 26 multimiliardari. Ti sembra possibile una società in cui 26 persone hanno la stessa ricchezza di 3 miliardi e 800 milioni di persone? Non è possibile, perché tutti nasciamo sullo stesso pianeta e tutti abbiamo diritto alle stesse opportunità. Questa idea che i ricchi possono diventare sempre più ricchi a scapito dei poveri che lavorano come schiavi per un tozzo di pane è un'idea che non deve più esistere. Quindi non solo è crollato l'idea del neoliberismo, ma è crollato anche la globalizzazione. Questo virus ha messo in evidenza che questa idea che i beni possono essere prodotti dall'altra parte della terra a basso costo e poi trasferiti in Italia è un'idea che non funziona. Quando noi abbiamo avuto l'esigenza, abbiamo scoperto che in Italia non si producono le cose che servono. Questo è un altro problema. E questo è un problema fondamentale. Uno Stato che si rispetti deve fare l'analisi di tutto ciò che serve alla popolazione nazionale
e deve dire quali sono i settori in cui noi manchiamo come produzione. Quei settori devono essere ripristinati. Non è possibile che noi prendiamo... Scusa, le faccio una domanda, perché io questa cosa qui me la pongo spesso, no? Faccio un esempio, delle cose spicciole, ripeto, per esempio, tra le mille cose, ormai dipendiamo, no? In questo mondo, diciamo, tutto interconnesso, abbiamo visto il guaio, appunto, cioè, quando si è bloccata la Cina, si è bloccato tutto il mondo, sostanzialmente, tutta la produzione, no? E per via dei costi, insomma, per via della manodopera, per via di una serie di problemi. Adesso finalmente qualcuno si pone, come negli ospedali, come sull'economia, insomma, si sta ponendo anche il fatto che in Italia abbiamo scoperto che questa pecca, no, di produzione ci è costata cara. E secondo me tra la gente c'è un certo desiderio di un po' come quando scoppia la guerra, no? di tornare assolutamente al Made in Italy. La domanda che le faccio, secondo lei, alcuni settori particolarmente diciamo difficoltosi dal punto di vista della gestione, facciamo un esempio pratico, non so, l'elettronica, quella economica, no? io faccio sempre questo esempio, no? Questa capacità della Cina di produrre dei componenti di media scarsa qualità, mentre noi in Italia non lo possiamo più fare, facciamo l'alta qualità per via dei costi. Secondo lei, cioè, si potrebbe in Italia trovare una soluzione, magari defiscalizzando dei settori, cioè noi potremmo tornare a produrre alcune cose che ci siamo dimenticati? Ma certamente, ma scusa, gli italiani sono stati i più grandi imprenditori al mondo, cioè quello che abbiamo fatto noi con le nostre piccole e medie imprese, pensa a situazioni io intendo sulla capacità fiscale, cioè, ha capito? Quindi la capacità fiscale, nel momento in cui lo Stato ha la capacità, ha ripreso il controllo del settore bancario, settore fiscale, debito pubblico, lo Stato ovviamente deve mettersi a tavolino e dire: con le mie banche pubbliche, quale aziende io voglio finanziare? Se un certo settore è carente in Italia, lo Stato dice: ok, a questo settore non solo gli do degli investimenti a basso tasso di interesse, ma gli do anche un sostegno a fondo perduto, perché è mio interesse e interesse della collettività che quel settore riprenda a produrre come faceva una volta. Ecco, ma questa Europa potrebbe ostacolarci? Ma no, mai. Ma scusa, e la Germania e la Francia, quando riprende il controllo delle proprie aziende strategiche, secondo te? La Fincantieri che ha provato a comprare l'azienda francese e lo Stato francese che ha bloccato tutto, secondo te loro contraddicono le norme europee? No, perché lo Stato ha sempre la possibilità sul proprio territorio di difendere i propri interessi, e noi dobbiamo ricominciare a farlo, semplicemente. Io dico sempre, parlavi dell'elettronica, ma chi è che ha inventato il computer al mondo? Certo. Olivetti, cioè non è che il computer l'ha inventato Bill Gates, certo, o quell'altro della Apple, eccetera. Il computer l'hanno inventato gli italiani. Ero ragazzino e ricordo quando si parlava della Moto Guzzi, no? Abbiamo perso, ma infatti chi ha inventato la radio, chi ha inventato il telefono, cioè chi ha inventato quasi tutto quello che noi abbiamo, chi ha inventato le banche le abbiamo inventate noi italiani. E che dire dei nostri ricercatori che abbiamo perso all'estero? Andrà un'intervista con un ricercatore italiano, una persona che ha fatto degli studi importantissimi, e tutta sta gente, ma bisognerebbe recuperarla. Questa gente, tu ti rendi conto dell'assurdità? Noi perdiamo questa gente perché non abbiamo i soldi? Sì, ma lo Stato i soldi li crea, quindi lo Stato deve riprendere il controllo del sistema. Tutte le menti migliori italiane devono essere richiamate in patria, gli devono essere dati gli strumenti e i capitali per poter fornire tutta la loro conoscenza a vantaggio della collettività. Noi dobbiamo cominciare a ragionare in un'altra maniera. Per quello io parlo di rinascimento economico, perché non è solo un rinascimento economico. Il termine rinascimento fa riferimento a un'epoca storica nostra, che è quella del rinascimento italiano, che non era fatta solo di economia, era fatta di arte, di cultura, di visione strategica importantissima all'interno dell'economia. Noi dobbiamo riprendere quella visione, e guarda caso quella visione era centrata sull'uomo. L'uomo è l'elemento più importante. Noi dobbiamo fare politiche economiche basate sull'uomo, non sul profitto, basate sulla relazione tra le persone, non sulla competizione tra le persone. Noi dobbiamo fare un'economia nel quale
tutti devono stare bene, non solo pochi privilegiati a scapito di tutti gli altri. Questo è proprio un cambio completo di paradigma, per quello parliamo di rinascimento economico. Gli ho fatto questa domanda perché spesso si parla, questo non si può fare perché viola le norme economiche, per esempio, no? A me mi sta a cuore il turismo, è un'idea così, una cosa che se io fossi stato al governo, non avessi avuto le competenze eccetera, avrei detto, per esempio, proprio nel settore, faccio un esempio qualsiasi, ma le cose valgono su mille altre, no? Noi abbiamo una persona che ha o un'attività, oppure che affitta una casa, questi famosi immobili che ormai non hanno più valore, no? Chi ha la disgrazia di avere una seconda casa ha veramente una disgrazia, perché paga e basta, cioè, la vorrebbe affittare ma non la può affittare, perché poi magari ti entrano dentro e non ti pagano l'affitto, e allora cosa fai? È uscita adesso questa moda degli affitti brevi, no? Che ci sono appunto dei costi fiscali eccetera eccetera, e poi devi pagare la piattaforma internazionale che non paga una mazza di tasse, ma perché non ne creiamo una italiana? Cioè, per dire, ecco, aspetta, mi faccia finire, allora, scusi, lo Stato potrebbe crearmi un booking della situazione, non mi chiedi una percentuale di questo tipo, però io ti pago le tasse. Non sarebbe, cioè, queste cose del genere si possono fare, o l'Europa poi li vieta, si viola poi la norma della concorrenza eccetera, cioè queste cose sarebbero a costo quasi zero, e oltretutto lo Stato si assicurerebbe poi fiscalmente i suoi guadagni. Cioè, una persona che dice: io risparmio il 15% di commissione che do al booking della situazione, ma vale su mille altre cose, cioè, perché lo Stato non fa delle piattaforme che potrebbe pubblicizzare in tutto il mondo, alternative, dove l'utente c'ha tutta la convenienza di rivolgere, perché dice: io pago le mie tasse, ma nello stesso tempo non pago il 15% di una roba di un'azienda che oltretutto poi non paga niente di tasse, cioè, perché hanno le sedi nei punti fiscali e economici e convenienti. Guarda, mi costringi ad anticiparti una cosa che stiamo elaborando da tempo, che qui è una proposta innovativa per avere da parte dello Stato una piattaforma, ma molto più evoluta, cioè una sorta di Amazon allargato, cioè della serie. Tutti quelli che in Italia producono prodotti italiani, ma ovviamente io eviterei qualunque azienda che fa fare i prodotti all'estero e ci mette solo il marchio, devono essere prodotti solo e italiani, avere praticamente una piattaforma che gestisce l'acquisto e la vendita di questi prodotti. Così, in pratica, siccome stiamo andando verso una società in cui l'acquisto online sta diventando prevalente rispetto alla vendita al dettaglio, lo Stato fornisce una vetrina a tutte le aziende italiane, a tutto il prodotto italiano, che sarebbe una vetrina veramente made in Italy, all'interno della quale... E la pubblicizzi in tutto il mondo, nelle fiere, eccetera. Ma non solo, ma il cittadino italiano, ma anche lo straniero, che entra in questo sito, ha la certezza e la garanzia di prodotto italiano vero, e quindi non falsificato, e ha la garanzia dello Stato per quanto riguarda la qualità di quel prodotto, perché ovviamente lo Stato dovrà anche controllare che i prodotti che vanno in questa piattaforma abbiano la qualità. E lo Stato ha la certezza di incamerarci le tasse, cioè sarebbe, certo, una cosa, certo. Sarebbe una cosa sensata, cioè sensata, conveniente a tutti. Ma perché non si fanno queste cose? Io dico, tutta sta gente che sta perché nei palazzi lavorano, ci sono interessi, certo, ma infatti quello è il problema. La risposta l'ha data lei, la pensiamo tutti, ma l'ha data lei. Sì, bene, sì, sì, ecco. Conditi, io, lei è prezioso, quindi le chiedo se ogni tanto ci possiamo sentire, magari poi su un argomento di diverso. Tra l'altro, sto cercando, magari la prossima volta mi dai del tu, perché di lei mi trovo male. Io ti do del tu, te lo do del tu, insomma. Ok, perfetto. Invece ci conosciamo, anche perché diciamolo, da quanti anni, cioè, ci siamo incontrati per caso in un evento, evento dei 5 Stelle. Allora ero militante, ormai me ne sono uscito da un paio d'anni perché, ahimè, hanno tradito. Anzi, la domanda gliela faccio: ma sti 5 Stelle che stanno combinando? Allora,
avevano dei punti base che erano veramente, adesso non voglio costringerla di parlare sulla politica, gli faccio la domanda, poi se vuole mi risponde, sì, non è, okay. Se vuoi mi rispondi, non è un problema, no? Allora, okay. C'erano delle cose, soprattutto sulle battaglie antisistema, no? Le privatizzazioni selvagge, le aziende partecipate, tutte quelle robe lì che erano il fulcro del Movimento 5 Stelle, per non dire poi avere la battaglia ambientale, quelle... E quando sono andati a governare sia con il centrodestra con Salvini da una parte che con il centrosinistra dall'altra, cioè queste battaglie sono sparite completamente, cioè, anche questa cosa in televisione non si sente, no? La domanda è perché hanno perso un sacco di voti, ma per questo motivo li hanno persi sti voti. Qual è il suo parere su questa situazione? Cioè, fare una, gliela faccio ancora più esplicita e spero di non metterla in crisi, cioè un'alleanza col PD poteva imporre da parte del Movimento 5 Stelle e quelle battaglie che hanno abbandonato 2 anni fa a cercare di portarne a casa qualcuna? Domandona è questa. In televisione non si fanno, qui noi ci possiamo sbizzarrire. Allora, diciamo, la mia opinione sul Movimento 5 Stelle è che come tutti i gruppi, i movimenti e i gruppi politici, non si può dare un giudizio unico. Io conosco all'interno del movimento tante persone oneste in gamba. Anch'io. E devo dire che in questi anni è stato l'unico movimento partito che ha accettato quantomeno di parlare di questi temi, perché gli incontri che ricordavamo alla Camera dei Deputati e al Senato sono stati organizzati comunque permessi dal Movimento 5 Stelle. Negli altri partiti io ho provato in tutte le maniere, anche con partiti cosiddetti sovranisti come la Lega, ma non siamo mai riusciti a fare convegni, non dico nelle sedi istituzionali, ma neanche in un comune, in una provincia, in una regione. Con il Movimento 5 Stelle abbiamo fatto incontri alla Regione Lombardia, abbiamo fatto incontri al Senato, alla Camera dei Deputati, quindi significa che c'è uno zoccolo duro del movimento che è sano e che ha una buona visione del problema. Il problema però è che non tutti dentro il movimento hanno questa visione. In particolar modo non hanno mai avuto il coraggio di portare fino in fondo a termine queste proposte. Alcune sono state, diciamo, fatte, perché la banca pubblica, comunque, questo governo, nonostante il PD, è stata fatta, quindi bene o male ben venga, ma sulle monete fiscali, sulle altre proposte che portiamo avanti, c'è sempre stato un po' cioè, di l'hanno cancellato. Quello che mi ha dato rabbia, che mi ha fatto anche uscire da questo, perché poi chi se ne esce dal Movimento 5 Stelle diventa anche uno dei più cattivi, delle volte mi dispiace anche, infatti c'ho un no, po' di no, non bisogna fare questo errore. Ero proprio attivista. Cioè, ma almeno, porca miseria, almeno no, parlarne. Di che sono delle cose che non puoi più portare avanti perché ci sono comunque degli accordi con delle forze politiche che non condividono. Probabilmente conserveresti anche i tuoi voti. Cioè non c'è niente di male se tu fai un accordo con delle forze politiche, cerchi di spingere, portare a casa quello che puoi portare a casa e altre cose non le puoi fare perché non sarebbero condivise, ma se tu lo dici forse non perdi voti. Ma ti faccio però questa domanda. Sì. Secondo te, quante persone all'interno del movimento sono ancora incatenate in fondo alla caverna di Platone? Ah, non so. Cioè, noi dobbiamo pensare che in qualunque gruppo, anzi tutte le persone, sia quelli parlamentari, ma i cittadini, eccetera, sono costituiti da poche persone che come noi hanno aperto la propria mente e sono uscite dalla caverna di Platone, ma la stragrande maggioranza di questa gente è ancora incatenata lì dentro, quindi non è per cattiveria che non le vogliono fare, magari ci saranno anche quelli in malafede che difendono forti, specifici sì. interessi, ma io ti posso assicurare che in tutta quanta questi anni io ho incontrato tanta gente, io di gente in malafede veramente, solo in malafede non ne ho trovata, io trovo una grande ignoranza, una grande incompetenza e una grande inconsapevolezza su questi temi, cioè la gente non sa perché quelli laureati in economia sono venuti su che hanno studiato sui libri sbagliati, quelli che non sono laureati in economia sono venuti su imparando le informazioni dalla TV, dai giornali che raccontano sempre la stessa storia, quindi voglio dire, colpevolizzare le persone non è corretto, perché ma io faccio il mio esame di coscienza, io fino a 5-6 anni fa ero come loro. Cioè io fino a 5-6 anni fa pensavo che le cose, che tutto quello che succede era tutto normale. Io fino a 5-6 anni fa non sapevo che il denaro veniva creato alle banche private.
pensavo che il denaro lo creasse la banca centrale, lo creasse lo Stato, non avevo la consapevolezza. Quindi come posso io incolpare gli altri se non hanno raggiunto questa consapevolezza? Non è facile. Quindi quello che dobbiamo fare, e questa è la cosa veramente più importante, è non pensare che la nostra consapevolezza non sia importante. Noi dobbiamo concentrarci su di noi, perché quando io aumento la mia consapevolezza, tu aumenti la tua consapevolezza, e nel trasmettere questa consapevolezza agli altri produciamo un cambiamento che prima o poi raggiunge il punto critico e produrrà un cambiamento nella società. Perché la società non funziona con la fisica tradizionale, funziona con la fisica quantistica. Comunque, oltre un certo livello, che è determinato come punto critico, automaticamente la mentalità delle persone passerà sulla nuova fase, che è quella di una maggiore consapevolezza. E ci stiamo arrivando, perché questa crisi dovuta a un virus, a un piccolo virus che sembrerebbe, diciamo, poco importante, ma in realtà sta scatenando un cambiamento epocale di paradigma. Perché adesso tutti si stanno rendendo conto che il denaro è importante, che il denaro deve entrare nell'economia reale, perché se circola solo nell'economia finanziaria non raggiunge nessun obiettivo, ma soprattutto la gente si sta cominciando a chiedere: ma da dove vengono tutti questi soldi che vengono nominati, centinaia di miliardi nuovi che vengono nominati? Da dove vengono? E ecco, quindi adesso, Fabio, scusami, c'è la possibilità... Sì. Per stare dentro nei tempi, perché vedo che siamo arrivati a quasi un'ora, cioè con te doveva essere un quarto d'ora, ma con te veramente è molto piacevole parlare, sto dando del tuo, proprio una cosa di due minuti veloce, poi chiudiamo. Sì. Allora, io sostanzialmente, siccome in troppi dicono una terza via nella politica, no? Allora io ho detto la quarta via, tanto per dirne qualcuna, ma ci sono un sacco di persone nella politica di quasi tutti gli schieramenti, quindi centrodestra, tanto per dire, no? Sulla sanità pubblica c'è il balzello che uno accusa l'altro, un po' lo accusa l'altro, no? L'abbiamo visto nella campagna elettorale Emilio Romagnola, no? Dove sostanzialmente il buono era Bonaccini e il cattivo era Salvini, no? Ma poi ci sono delle situazioni inverse, per esempio nella nostra regione il cattivo è il PD, perché cioè, la privatizzazione selvaggia della sanità pubblica, la chiusura dell'ospedale le hanno fatte loro, quindi c'è tutto il rovescio di tutto, no? Ma la cosa incredibile è che io vedo delle persone proprio sulla sanità pubblica, cosa che noi ci battiamo da anni sputando sangue proprio su questo aspetto, non è condivisa solo, che ne so, da un pezzo di Movimento 5 Stelle, che a sua volta anche lui è confuso ormai in alcune decisioni, no? È condivisa dall'estrema sinistra, quella non governativa nella nostra regione, quei micro partitini dello zero virgola, no? Ma anche da qualcuno di destra che va in contrapposizione con la stessa politica che viene accusata da altri, quindi è una confusione totale. Ma allora l'Italia, se riuscissimo a arrivare a una quarta via, che non è che dovrebbe essere per forza un gran caldarone, no? Cioè, non faremmo prima, perché secondo me c'è una potenzialità di una maggioranza assoluta sul paese, se riuscissimo a costruire una politica non basata più su certi schemi assolutamente superati, cioè, hai capito? La quarta via, o la terza via, come la vogliamo chiamare, questa sarebbe la soluzione, piuttosto che stare a impazzire, a farsi il fegato marcio, a convincere qualche persona. Chiamiamola via evolutiva, cioè ecco, noi dobbiamo evolutiva, evolvere, la uscire via evolutiva, da questo pantano. Ecco, dovrebbe togliere dalle scatole, quei politici che ci sono ormai in tutti gli schieramenti, condizionati da certi poteri. Cioè, quindi un popolo, e a me viene anche difficoltosa la parola sovranismo, io sarei come persona sarei di un'Europa dei popoli, cioè l'ho sempre sognata, no? Una terza via o quarta via, chiamiamola come vogliamo, cioè fatta di persone per bene che si ritrovano su un concetto economico, sul giusto equilibrio, no? Tra quello che è il neoliberismo, come dicevi giustamente tu, e una certa protezione di alcuni beni pubblici. Cioè, non è una roba impossibile, porca, ma perché non riusciamo in Italia a creare una situazione del genere? Il Movimento 5 Stelle aveva dato dei bei concetti, forse su alcune cose era esagerata, superata, secondo me, cioè non può e dire le autostrade non servono più, rotaia, la rotaia ci vuole, ma comunque devi anche andare a riprendere qualcosa, cioè partire da una serie di errori e creare una quarta via dove poi ci andrebbero a influire tutte le persone per bene, ce n'è una marea, anche di parlamentari attivi.
Cioè, questa sarebbe la soluzione. Non faremmo prima riuscire a trovare una forza politica o un gruppo di persone che escono dal civico, che si mischiano poi e creare una via alternativa e buonanotte ai suonatori. Lei è convinto che in Italia ci sarebbe proprio un partito che nel giro di 2-3 anni diventerebbe maggioranza? Secondo me sì. Qual è il suo parere? Certo, poi certo. Chiudiamo. Il mio parere è che è giusto tutto quello che hai detto, nel senso che la nostra proposta di rinascimento economico vuole proprio unire tutte quante le parti, cioè noi non parliamo a una forza politica solamente, noi parliamo a tutti, perché quello che diciamo è nell'interesse di tutti, non è una cosa che può essere tacciata di destra, sinistra, sovranismo, perché noi ad esempio diciamo che l'Unione Europea va bene, che l'euro va bene, che lo Stato deve però ricominciare a fare il suo mestiere, quindi la nostra soluzione va bene sia agli europeisti ma anche ai sovranisti, perché in realtà non c'è una dicotomia tra queste due cose. La Germania l'ha dimostrato in questi giorni, pur essendo in Europa, pur avendo l'euro, lei ha dimostrato che si possono generare 550 miliardi per l'economia tedesca. Quindi significa che dobbiamo cominciare a ragionare in un altro modo, per ragionare delle cose importanti che bisogna fare, del fatto che non abbiamo limiti, perché noi non abbiamo né limiti monetari, ma non abbiamo limiti tecnologici, industriali, informatici. Noi abbiamo tecnologie, conoscenze e capacità che possiamo fare qualunque cosa. Dobbiamo solo metterci a tavolino tra persone oneste intellettualmente e capaci e decidere come vogliamo progettare il nostro futuro. Questo è il nostro slogan. Dobbiamo imparare che il futuro si progetta. Come io sono in grado di progettare un fabbricato, un edificio, anche molto complesso, in cui si definiscono tutte le funzioni, gli impianti e quello che ci sarà, noi dobbiamo essere capaci di riprogettare la nostra nazione e riprogettare la società, ma ci dobbiamo porre qual è l'obiettivo. L'obiettivo è il denaro o è l'uomo? Sono le relazioni personali o sono i prodotti finanziari? Sono il lavoro o le speculazioni finanziarie e diciamo i derivati sui mercati finanziari? C'è questo che dobbiamo fare. Perfetto. Se facciamo questo, vedrai che le cose si risolvono. Bene. Fabio, io ti ringrazio, è stata una discussione interessantissima, io spero che è durata un'ora, io spero che la gente ci ha seguito fino in fondo, perché davvero abbiamo toccato degli argomenti e soprattutto speriamo, insomma, che ti diano anche un giusto ascolto, perché tu appunto hai avuto dei contatti politici, speriamo di riuscire a portare a casa qualcosa, insomma, assolutamente sì. Di utile per il nostro paese. Grazie Fabio, ci risentiamo presto. Ok, grazie, salve a tutti.